giovani definire i riti è molto complesso perché sono ricchi di sfaccettature. Nella vita quotidiana, per esempio, ci sono dei tempi, ci si prende dei tempi da vivere e condividere con altri per uscire un po' dalla frenesia, come il rito del caffè, per esempio. Ci sono poi anche i riti di passaggio, che sono dei riti di rottura da ciò che avveniva prima e ciò che verrà dopo, in cui si viene accolti dalla comunità di coloro che hanno già passato e vissuto questa esperienza, come la laurea, la patente, eccetera. Tutti questi riti sono caratterizzati da un linguaggio e dei gesti ricchi di significato, immediato e specifici. Anche i riti della Chiesa dovrebbero avere anche questi elementi, ovvero una comunità che accoglie dei tempi e degli spazi propri e soprattutto un linguaggio e dei gesti ricchi di significato. La comunità durante il cammino di San Benedetto è stato uno dei pilastri fondamentali. Sapere che qualcuno con te condivide tutto, dalle sofferenze alle gioie, dall'acqua al posto in cui si dorme, ha fatto sì che il cammino fosse molto più leggero. Il senso della comunità per me è proprio questo. La questione della regola di vita ha avuto per me un significato molto bello, un significato profondo, e nello scrivere la regola ho potuto rileggere la mia vita, passata, presente, futura, nei suoi vari aspetti, quindi il rapporto con la fede, il rapporto con Dio, con me stesso e anche con gli altri, con i miei amici, con le persone in generale. Sia su momenti belli, ma anche su tutte quelle situazioni in cui vorrei migliorare, riuscendo quindi a pormi degli obiettivi concreti.